dalla vostra Mari in Crisi e bentornati sul mio canale. Oggi ho ricevuto un pacco che avevo ordinato su AliExpress, dove avevo comprato delle fustelline metalliche a tema prima comunione, e quindi ho deciso di aprirle e assemblarle insieme a voi in modo tale da creare delle bomboniere per la prima comunione, ma ve le faccio vedere. La prima è questa, che ho già levato la pellicola trasparente. Vedete, c'è il faccino della bimba con i capelli, il vestitino e tutti gli accessori. La seconda è questa qui, che vi faccio vedere, ed è quella dedicata al maschietto. Anche qui c'è il faccino, i capelli, la tunica e poi tutti i vari accessori per la prima comunione. E infine c'è anche questo, che non so se userò, ma ve lo faccio vedere, che è questo qui, che potremmo anche utilizzare per fare dei biglietti di invito alla prima comunione. A tal proposito, fatemi sapere se siete interessati anche a vedere dei tutorial per la creazione di biglietti tipo partecipazioni o anche inviti agli eventi, come in questo caso per la prima comunione. Ma andiamo a lavorare, li facciamo tutti e due per farvi vedere sia il maschietto che la femminuccia, e poi li applicheremo su una scatolina trasparente portaconfetti. Prima di lavorare vi chiedo di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, seguitemi anche sui social, sia su Facebook che su Instagram, l'indirizzo è sempre lo stesso, la Mari in Crisi. Ma adesso iniziamo! Ma adesso vado a prendere la mia Big Shot e inizio a ritagliare tutti i vari pezzi. Ed ecco qua, sono tantissimi pezzi, spero di capirci qualche cosa. Mi conviene iniziare dai pezzi più grossi, quindi questo è il vestito, questi sono i capelli, i visi sono uguali, questa è la tunica del bambino, sopra vado a mettere i capelli, almeno queste mi sembrano le parti più semplici. Ho fatto due volte la parte del viso perché la gomma Eva era un po' sottile, quindi era venuta schiacciata molto. Allora, poi i due bimbi hanno bisogno del collo naturalmente, quindi uno andrà qui e uno andrà qui, questo andrà così e poi ci saranno le manine. Quindi iniziamo a comporre, prendo la Pattex e inizio dalle parti più facili, diciamo, quindi quelle del viso. Quindi vado a incollare la parte del viso che andrà sopra i capelli. Ok, quindi vado a mettere un pochettino di colla soltanto nella parte della frangia, che sarà quella che si attaccherà alla testa della bimba. Poi vado a premere e cerco di allineare la testa della bambina in modo tale che non si vedano degli spazi vuoti. Non vi consiglio di usare la colla a caldo perché c'è bisogno di spostare un po' le sagome. Adesso la incollo e poi vi faccio vedere. Nel frattempo vado a fare lo stesso lavoro per la parte del bimbo, quindi metto un po' di colla soltanto nella parte frangiata dei capelli, mi vado a appoggiare sul viso. Nel frattempo quelli della bimba si sono incollati, quindi giro e vi faccio vedere. Questo è il primo passaggio. Allora vado ad attaccare il collo, che secondo me va una parte dentro e una parte fuori, quindi una parte sotto la testa. Sono veramente dei pezzettini minuscoli, quindi tendono un po' a scappare. Ecco, quindi vado a mettere un goccio di colla, poi con le unghie vado a spingere, potete usare anche delle pinzette naturalmente, e poi la parte del vestito la vado a incollare sopra, questa parte qui, bianca. Adesso che vado ricomponendo tutti i passaggi, vedo che è molto molto carina. Ok, abbiamo messo anche il vestitino e adesso vado al collo del bimbo, che anche esso andrò a incollare poco poco sotto, sotto il viso. Quindi metto proprio una striscia di colla qui, vado a incollare sotto il viso in questo modo, vedete, vado a raddrizzarlo e anche a lui vado a mettere la parte delle spalle che va sulla tunica, quindi metto una striscia di colla soltanto nella parte vicino al collo, così.
lascio asciugare questa un pochettino e vado a sistemare le mani della bimba, che sono minuscole, è un pezzettino rosa minuscolo, e anche quella delle braccia, perché le braccia sono concerte, quindi si vedrà un'unica linea con due manine minuscole, e le vado a incollare l'una sull'altra, ok? E poi anche qui vado a mettere un po' di colla, perché la bimba ha le mani messe come se fosse in preghiera, quindi congiunte. Le fisso per bene al centro e poi vado ad aggiungere l'ultimo dettaglio, che è un minuscolo rosario. Vedete, sarà veramente difficile mettere la colla, ma ne metterò proprio qui sul bordino e la vado a mettere intorno alle dita, e poi una goccia per fissare la croce. Crocifisso io l'ho fatto bianco perché avevo provato col marrone, ma era troppo sottile, quindi non si staccava bene dalla fustellina. Però se avete un marrone un pochino più doppio, vi consiglio di farlo marrone, così spiccherà e si vedrà di più. Lascio asciugare la bimba e ritorno al maschietto, e poi naturalmente vi faccio vedere tutti i passaggi. Allora, devo andare a incollare la parte finale della tunica sotto le spalle, così, quindi vado a mettere questa volta la colla direttamente su questo pezzo. Sembra un puzzle questa fustella. Ok, quindi lo poggio e vado a incollare così. Completo la bimba aggiungendo alla parte finale un decoro, questo qui, una specie di ondine rosa. E l'ho fatto sia per una coroncina sopra e anche come parte finale del vestito, per dare un po' di colore, perché c'era un po' troppo bianco. Quindi metto la colla sulla striscetta e poi la vado a posizionare qui in basso. La stessa cosa faccio per la coroncina, poi vado a incollare così. È deliziosa! È una bambola troppo troppo bella. Devo dire che la mia preferenza va per la femminuccia, però si sa che i vestiti delle femminucce sono sempre quelli più belli. Ma andiamo a completare il maschietto, perché ha bisogno ancora delle mani. Vado a unire le mani su questo pezzo qui, perché anche lui ha le mani congiunte, quindi metto un pochino di colla in questo pezzo minuscolo e vado a incollare le mani e vado a incollare sul vestito. E devo dire che è un angioletto anche lui, molto molto carino. Il vestito di lui in realtà aveva anche altri accessori, come per esempio la cinta che si poteva fare marrone, e un'altra parte che non ho capito. Poi c'era anche il libro, un'altra croce, candele, quindi c'erano altri dettagli che si potevano aggiungere, però per mancanza di tempo mi fermo alla versione base. Quindi faccio vedere uno per uno nella speranza che si siano incollati per bene. Questa è la femminuccia, guardate quanto è carina. E questo invece è il maschietto, guardate, è carinissimo anche lui. Voglio andare a mettere un pochettino di fard per colorare queste guanciotte e poi vi faccio vedere come sta assemblata una scatolina portaconfetti. Ho preso una scatolina in PVC trasparente e ho aggiunto i confettini confezionati singolarmente e li ho messi all'interno. Voglio fare una confezione unisex, diciamo, quindi voglio utilizzare questo nastro di raso giallo in modo tale che può stare bene sia con il maschietto che con la femminuccia. Quindi vado a fare un fiocco, così vedete, ho fatto il nodo classico a pacchetto regalo e vi faccio vedere mettendo il maschietto sopra. Lo metto così fermo con un goccino di colla e guardate come sta carino. Vi faccio vedere anche con la femminuccia come starebbe con un goccetto di colla. Allora, vado a incollare il maschietto e la femminuccia la lascio libera. Ed eccolo qua, guardate che carino, il nostro bimbo pronto a fare la prima comunione. E l'altra bimba accanto a lui, eccoli qua tutte e due. Vedete, questo colore giallo ci sta molto bene, però voi potete provare anche a farli anche con un bel arancio, un bel verde, il colore che preferite.
Bene ragazzi, spero che questo tutorial vi sia servito e vi possa essere utile. In descrizione troverete il link per comprare la fustella, nel caso vi dovesse piacere e vogliate rifare la creazione. Lasciatemi tanti commenti qui sotto per sapere cosa ne pensate di questo video. Nel frattempo però vi mando un grande bacio e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!